Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi vi farò vedere come creare test e giochi interattivi oppure delle prove di verifica, tutto in un modo semplicissimo anche da smartphone. Rimanete con me e vi spiegherò come fare. Vi piacerebbe creare una prova di verifica, un quiz, un gioco per apprendere oppure rivedere dei concetti, tutto in pochissimo tempo e in modo semplice? Oppure creare progetti condivisibili con i tuoi colleghi e con la tua classe? Ecco, tutto questo riesco a farlo da quando utilizzo questa applicazione che si chiama MakeIt, disponibile sia per Android che per iOS e facilmente utilizzabile anche dal telefono. È utile a genitori e insegnanti e adatta a bambini da 4 anni fino a 10 anni, ma anche di più. Ecco, con questa applicazione si creano dei progetti con dei quiz o dei giochi, si condividono con la classe virtuale. I giocatori partecipano ai giochi e si crea una classifica. Tutto ciò è strutturato su base di rinforzo positivo, infatti gli errori non vengono penalizzati e per i giochi dei più piccini si può riprovare fino alla risposta corretta. Ora vediamo come funziona. Allora, innanzitutto si scarica l'applicazione e dopo averla scaricata si crea un account a scelta o come docente o come studente. Una volta creato l'account possiamo accedere al menu principale e vediamo cosa troviamo. Abbiamo una cartella per i nostri progetti e aprendola troviamo numerosi progetti demo che possiamo visionare, provare e non solo, possiamo anche modificarli. Poi abbiamo una cartella condivisi con me dove troviamo i progetti condivisi, poi ci sono i giochi. E ce ne sono anche qui una serie di giochi demo, sono in inglese ma possono essere anche modificati. Poi ci sono i quiz, anche qui troviamo una serie di demo, progetti in demo che possono essere utilizzati oppure modificati. Poi possiamo cliccare su un nuovo progetto e appare questa schermata dove dobbiamo inserire la parola chiave del progetto che vogliamo creare, quindi mettiamo italiano. Si può scegliere se creare un gioco o creare un quiz. Scegliamo il quiz, andiamo avanti, ci propone una serie di modelli grafici da scegliere a piacere, prendiamo questo e possiamo creare una domanda, vero o falso, scrivi la parola, scrivi una risposta, indovina la parola oppure ricostruisci la frase e tanto altro. Non c'è un limite alle pagine che possiamo creare per ogni quiz. Andiamo a vedere i giochi che, come ho detto prima, sono pensati per i bambini più piccoli e vanno bene anche se non sanno leggere. E questo perché sono molto intuitivi e sono, le attività sono legate alle immagini. E per esempio prendiamo questo sui colori, apriamo la prima diapositiva. Ecco, yellow. Il bambino pigia sul colore, lo vede anche scritto in inglese e poi ascolta la pronuncia. Purple, pink, red. Passiamo alla successiva, qui vedete si abbina il colore al secchio colorato, quindi la nuvola, la farfalla, eccetera. Allora. E c'è l'applauso quando il bambino riesce a concludere bene il lavoro. Qui abbiamo il gioco Memory, qui si creano gli abbinamenti. Red, brown, green. E ci sono tantissime altre attività tipo questa che possono essere rielaborate e modificate a seconda delle nostre esigenze.
Tutti i progetti possono essere condivisi con i nostri colleghi per poter essere poi rielaborati. C'è da specificare che un progetto si può condividere solo se è stato creato da noi. Se dobbiamo ricondividere un progetto che invece ci è stato inviato, dobbiamo crearne una copia e inviare la copia. I progetti possono essere condivisi con la nostra classe. Dopo averla creata, appare all'interno della classe il codice. Questo codice deve essere condiviso con i bambini e permette loro di entrare a far parte della classe. Ed ora vi mostro un'attività che ho creato con geografia sull'Emilia Romagna, formata da 12 pagine. E questa attività, questo progetto, può essere poi condiviso con i ragazzi all'interno della classe, oppure posso inviare il link attraverso cui poi partecipare al gioco. Posso visionare, dopo che i ragazzi hanno partecipato, una graduatoria, le statistiche e le classi che hanno partecipato, perché noi possiamo lavorare anche su più classi. Questa applicazione permette in pochissimo tempo, in pochi minuti, di creare delle attività stimolanti, formative, interattive, che possono essere proposte a tutta la classe oppure anche ai singoli alunni per delle attività mirate per i bambini BES, DSA, diversamente abili, e anche per attività di verifica con tutta la classe. Non vi rimane che scaricare l'applicazione e cimentarvi nella creazione di un progetto e iniziare a condividerlo con i vostri alunni oppure far giocare i vostri figli. Non sarà difficile, se sei un insegnante, riuscire a coordinare questa attività, perché grazie anche alla DAD tutti i bambini hanno accesso a un device e possono accedere al gioco sia da PC attraverso il link oppure con il codice del progetto che noi dobbiamo distribuire agli studenti. Si divertiranno tantissimo e saranno proprio loro a chiedervi di produrre altri progetti, di proporre altri argomenti da trattare. Ne sono sicurissima. Comunque vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, e se non volete perdervi i prossimi video che saranno pubblicati, potete iscrivervi al canale ed attivare la campanella per essere avvisati non appena sarà disponibile un nuovo video. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Ciao ciao!